Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi, che sono qui con un nuovo pack opening. Non so se si vede bene la facecam, perché dovrebbe esserci nell'ultimo video, doveva esserci la facecam, però non è stata inserita, penso, da Vegas. Comunque, nuovo video, nuovo pack opening, dovrei dire forse bella rabi, ragazzi, perché qui stiamo parlando della Bundesliga e ci sono un sacco di ottimi giocatori e abbiamo questi pacchetti a 25k in cui si trovano solo giocatori. Per cui speriamo di trovare giocatori buoni, essendo fortunati quantomeno come le scorse volte. Direi di aprirne tipo una decina, non tutti e 20, anche se mancano solo 2 ore. Non so se fare un video di 2 parti in cui apro 10 e 10 oppure soltanto i primi 10. Comunque dipende poi dai giocatori che troveremo. Intanto qui continua ad andarsene, quindi partiamo subito con il primo pacchetto da 25.000 crediti. Speriamo di essere fortunati, lasciate un bel like che magari lo saremo. Nel primo pacchetto troviamo Quaresma, giustamente, e tutti giocatori del cavolo. Ok, primo pacchetto non andato da Dio. Speriamo di rifarci con il secondo. Dovremmo sfregarci le mani, che di solito porta bene. Di solito. Se il Chukinan non è il giocatore migliore. Bonera. Per ora 50.000 spesi. Merda trovata, però è normale. Quindi andiamo con un altro pacchetto, incrociamo le dita e sfreghiamo le dita, che magari porta bene, non porta bene. Trovo Ramsey, che non mi serve praticamente a nulla. Ci sono praticamente la Saudi Tots, quindi la Lega Araba, il campionato tedesco, quindi la Bundesliga, e anche il Team of the Week con ottimi giocatori. Però per ora continuiamo a trovare giocatori di merda, non vorrei che la mia fortuna si sia interrotta nello scorso video, nell'ultimo pack opening. Spero di no, perché la cosa mi darebbe abbastanza fastidio. Comunque, non demordiamo, abbiamo ancora 6 pacchetti da aprire o più, adesso vedremo. Potremmo trovare qualcosa di buono, come potremmo trovare Stekelenburg 77 come miglior giocatore. La cosa mi fa girare un po' gli attributi. E vabbè, 15 pacchetti rimanenti, noi più o meno sono 5 pacchetti rimanenti, perché poi anche dipende il video, se no viene troppo lungo. Intanto qui troviamo Vidic, di cui me ne faccio sostanzialmente pochissimo. Si capisce subito come va un pack opening. Si capisce subito dall'inizio. Se cominciano male i pacchetti, cioè il miglior giocatore che abbiamo trovato è Vidic, quindi potrei smentire tutto con questo pacchetto che ci mette un'oretta a caricare. Potrebbe essere una cosa buona. Invece no, troviamo la casetta. Mancano ancora 2 o 3 pacchetti, non ricordo quanto. Veramente malissimo, ci sto rimanendo davvero male. Continuiamo a trovare giocatori inutili dell'Arsenal, che veramente non servono a nulla questi giocatori. Cioè, sono pacchetti veramente scandalosi, perché uno spende 25.000 crediti e trova merda. Cioè, non ho trovato, forse il giocatore che valeva di più valeva 800 crediti, per farvi capire. Quindi, cioè, io sto spendendo 250.000 per ricavarne forse 10.000 con tutti i giocatori. Cioè, guardate, trovo un 75 di valutazione, ma com'è possibile? Ultimo pacchetto rimasto, direi poi di concludere qui, perché sta andando veramente male, quindi è inutile, secondo me, continuare. Facciamo così. Apriamo, buttiamo giù, sfreghiamo e speriamo. Intanto voi lasciate un bel like, che secondo me funziona quasi sempre. Niente, troviamo Nuri Sahin, che non ci serve a nulla, Carvacale, eccetera eccetera. Niente raga, Bundesliga 0, io volevo trovare De Bruyne, perché penso sia la miglior carta insieme, vabbè, a Lewandowski e Robben. Però De Bruyne veramente spettacolare, vabbè, anche Aubameyang con 99 di velocità. Niente raga, lasciate un bel like, anche se purtroppo non abbiamo trovato niente, non ho trovato niente. Scrivetemi un commento se voi avete trovato qualcuno di questo Team of the Season o del Team of the Week, quello che avete trovato voi. E niente, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!